dare risposte concrete. Mira a far scoprire, diciamo così, un patrimonio che c'è già. Non mira a, come in molti convegni, a parlare di cose che si faranno o che ci saranno. È un patrimonio che c'è già, molto importante, con un valore altissimo e che ha solo bisogno di essere conosciuto e riconosciuto. Conosciuto da un pubblico più vasto, riconosciuto dalle istituzioni. Non posso non sottolineare come il valore economico del motorismo storico italiano sia stimato intorno a 2,2 miliardi di euro l'anno, una cifra comprensiva dell'acquisto di veicoli, della gestione e del restauro dei mezzi, ma anche dell'indotto turistico diretto e indiretto. Basti pensare che oltre 30 milioni di italiani hanno assistito a manifestazioni o a raduni storici nell'arco della propria vita. Un fenomeno che produce quindi grandi numeri e che al di là degli stabilimenti di originaria produzione si manifesta con un volume complessivo da vera e propria industria. Il tutto con un traino quasi esclusivamente di tipo privato, ad ulteriore dimostrazione della indipendenza e capacità di autoalimentarsi delle tante realtà locali attive nell'organizzazione di raduni e appuntamenti vari. È chiaro che i frutti di tale fenomeno, per quanto positivi e sostanzialmente spontanei, possono avere nel tempo bisogno di essere sostenuti e tutelati anche dalle istituzioni. Dalla tutela dei marchi e dei brevetti fino alle politiche fiscali, credo che lo Stato oggi abbia la necessità di svolgere una riflessione approfondita su quali interventi possano in realtà essere messi in campo per uno sviluppo di lungo periodo. Qui siamo nella culla della nostra Repubblica e vorremmo cercare di far capire che noi siamo comunque, a parte degli appassionati, questo è chiaro, ma dietro a noi c'è comunque tutto un movimento economico che si muove. Le nuove sfide riguardano la possibilità di far circolare i veicoli nelle grandi città. Servirebbe inoltre una nuova politica fiscale che consentisse di ampliare ulteriormente il giro d'affari del settore per aiutare la crescita del PIL del nostro paese. Non solo l'acquisto del veicolo, ma comunque sia la parte sia turistica che noi svolgiamo e anche diciamo la parte che riguarda tutti gli addetti del settore, i riparatori eccetera, che ci consentono di far camminare i veicoli. Agi nasce nel 1905, quindi ha 113 anni,
ed è la storia dell'auto. Quindi era arrivato il momento, siamo sempre più convinti di aver fatto la scelta giusta, di scendere in campo su questo fronte con la costituzione di ACI Storico. Noi abbiamo organizzato un campionato grandi eventi dove c'era Targa Florio, la Mille Miglia, la Coppa delle Dolomiti, il Gran Premio Nuvolari, eccetera, proprio perché ci sia anche lo stimolo di tipo sportivo per mantenere questo importantissimo patrimonio culturale italiano. Bene, questo per noi è il futuro del motorismo storico. Grazie. Io passavo da queste parti, sono stato informato che c'è, per caso, informato di questa riunione. Io possiedo una moto storica iscritta, oltre a una più moderna che ormai quasi è storica, anche quella non ormai col tempo diventano tutte storiche, e quindi ero qui solo per farvi un saluto. Io studiavo la carrozzeria, studiavo la storia dei designer dell'automobile italiana, e la mia fortuna è stata quella di dedicarmi e focalizzare tutta la mia collezione sul tema italiano, designer italiano. Buongiorno. Even if we may have and it has started in some places in Europe and elsewhere, some difficulties in town centers. Buon pomeriggio a tutti. La 500 è stata la mia prima macchina. Sono possessore di una Ducati 350 Scrambler, moto d'epoca, che ha fatto la gioia ovviamente della mia gioventù, e ho anche una Lambretta, quindi sono estremamente sensibile a questi temi, e se c'è da fare qualcosa sono una sponda da cercare per qualsiasi iniziativa al riguardo. Grazie, grazie di tutto, grazie di questa iniziativa. Pensavo e ritenevo fosse opportuno essere qui presente perché ci sono tanti amici con i quali ho condiviso un percorso di passione comune per le auto e per le moto storiche. Non mi sono mai impegnato, ma mi impegno a dare il mio contributo in Parlamento per far crescere la vostra attività. Grazie e buon lavoro. Buongiorno a tutti e bentrovati a tutti voi. Questo settore deve essere favorito, non penalizzato, perché noi lì dobbiamo continuare a produrre quel grande PIL che non è fatto solo di soldi, una storia, una tradizione, la cultura, il talento, l'ingegno degli italiani. Ecco, questo produce il PIL, non solo i soldi. Anche per noi è stato sorprendente. Pensavamo di dover misurare un piccolo fenomeno, invece ci siamo imbattuti in qualcosa che possiamo davvero considerare parte della nostra identità collettiva. Ricordatevi quello che facevano i nostri nonni e i nostri padri. Imparate a essere consapevoli del fatto che noi dobbiamo saltare l'asticella alta come loro. E io sono convinto che noi ce la possiamo fare se abbiamo questa consapevolezza. Facciamo design da 88 anni e io penso che se fai un buon stile, un buon design, un buon progetto, sopravvive alla prova del tempo e può essere assimilabile a un'opera d'arte. Si possono guidare macchine anche per passione, non solo cercando di andare più velocemente possibile. Dietro a me vediamo delle macchine, che è una Fiat 600, mio padre aveva una Fiat 600, magari anche suo padre aveva una Fiat 600, sicuramente non vale quanto una Ferrari GTO, però il suo proprietario sarà sicuramente orgogliosissimo di possederla. Le macchine storiche, un motivo per cui mi piacciono molto è che sono imperfette. Secondo me la perfezione non va d'accordo con l'emozione, perciò il valore delle macchine storiche aumenta sempre di più. Per contro, le difficoltà della circolazione e della presenza nei centri storici delle città. Noi vorremmo portare a livello delle istituzioni centrali il grande movimento che c'è intorno al motorismo storico, un movimento molto importante sotto tanti profili. Primo di tutti, quello a cui teniamo particolarmente, è l'occasione di tipo culturale che si crea intorno a tutto il nostro motorismo storico. Interrogarsi sul futuro del motorismo non può però prescindere da una considerazione relativa al valore
non solo di tipo economico, come ho detto, che le auto e le moto storiche hanno nell'immaginario collettivo, non semplicemente sono mezzi di trasporto, ma sono espressioni di ideali quali la libertà, la velocità, il dinamismo, la creatività. Il patrimonio culturale ed artistico del motorismo storico italiano non ha pari nel mondo. Anche per questo deve essere salvaguardato, tutelato, divulgato e sviluppato. Non abbiamo petrolio, non abbiamo miniere, ma possiamo primeggiare nel mondo con la fantasia. Queste parole dell'indimenticabile Enzo Ferrari spiegano meglio di ogni altra cosa l'importanza di un settore ancorato nel passato, ma che continua ad ispirare le forme del domani. Sta a noi tutti contribuire a preservare e ad accrescere questo patrimonio che può e deve essere una chiave di volta per la crescita e il futuro del nostro Paese. Vi ringrazio.